parte, noi questa mattina presentiamo Roberto Fico, appunto, a cui facciamo gli auguri, esponente del Movimento 5 Stelle, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza per la RAI, ospite questa mattina di Non Stop News. Buona giornata Fico e benvenuto. Grazie mille, buongiorno. Allora, partiamo dal fatti gli auguri, ma veramente casualità della vita, perché era un po' che volevamo organizzare questa chiacchierata e siamo riusciti proprio nel giorno del compleanno del nostro ospite. Partiamo dal referendum. I cittadini stanno sentendo di tutti i colori, le posizioni sono abbastanza cristallizzate, la posizione del Movimento 5 Stelle è arcinota, però vogliamo entrare un pochino più nel merito. Se lei dovesse sintetizzare al massimo 2-3 motivi per dire assolutamente di no alla riforma costituzionale proposta, diciamo, da Renzi Boschi, per renderla proprio facile al massimo. Sì, il primo motivo è che il Senato rimane, però non è più eletto dalle persone, non è più eletto dal popolo, e così i senatori saranno eletti dai consigli regionali e tra i sindaci che potranno così poi entrare in Senato. Ed è impossibile fare un doppio lavoro di questo tipo, perché il doppio lavoro tipo consigliere regionale o sindaco e senatore è praticamente impossibile. E ultimo motivo, i costi della politica vengono ridotti di niente, ma vengono ridotti i costi della democrazia. Senta Fico, per curiosità, queste sono le due cose più significative secondo voi, perché sono quelle che ci ha detto, che appunto porterebbero a votare decisamente no. Così presa nella sua interezza, questa riforma costituzionale avrebbe qualche spunto, non dico per un sì, ma c'è qualcosa di buono che lei salverebbe? Devo dire la verità, no, purtroppo no, perché questa riforma costituzionale va inquadrata in una cornice molto più grande. E abbiamo l'Italicum da un lato, abbiamo la riforma del regolamento della Camera dall'altro e abbiamo questa riforma da quest'altro lato, e tutto questo combinato, possiamo chiamarlo disposto insieme, fa sì che poche persone decidano per tutti e fanno tramontare definitivamente la nostra Repubblica parlamentare senza avere però il coraggio di dirlo, e allora si fanno le cose camuffandole per altro, e questo non va bene. Senta Fico, poche persone decidono per tutti. La sensazione è che questa affermazione potrebbe essere applicata anche al Movimento 5 Stelle, almeno a sentire i più scettici, ovviamente nei vostri confronti, o quelli che magari vi hanno votato e sono rimasti delusi per motivi diversi. Ecco, qualche settimana fa a Palermo Grillo ha pronunciato queste parole: se devo fare il capo politico lo farò, io ci sono a tempo pieno, voglio vincere le elezioni e dimostrare che possiamo governare Torino, Roma e Livorno, al di là al netto dei problemi che ci sono stati e ci sono nella capitale. Com'è possibile che dopo una lunga campagna elettorale, un lungo percorso politico in cui avete detto che uno vale uno, oggi avete un capo politico che in qualche modo si riconosce come tale, al tempo stesso esorcizzando quelli che sono stati, diciamo così, gli strumenti di dibattito interno come i direttori? Sì, in realtà il capo politico, che è Beppe Grillo, l'abbiamo dal 2013, da quando col Porcellum, quindi la legge elettorale fatta dai partiti, il capo politico deve essere per forza formalmente indicato, altrimenti non potevi presentarti alle elezioni nazionali. E secondo, poi dobbiamo vedere, andare sempre ad analizzare la realtà. Faccio un esempio su tutti Roma e Torino. Roma e Torino, i nostri candidati sindaci sono stati scelti a Roma in rete, quindi con gli iscritti certificati romani residenti a Roma, e hanno votato Virginia Raggi e tutta la lista del comune, che è andata così con una scelta collettiva e popolare. E nello stesso modo abbiamo avuto a Torino Chiara Appellino, che con le riunioni delle assemblee totalmente autonome hanno fatto la lista. Chiara è diventata candidata sindaca e poi ha vinto senza nessuna ingerenza da parte di nessun altro. Quindi però mi permetta, la verità sulle candidature è che avviene tutto in maniera autonoma. Poi Beppe è il garante del Movimento 5 Stelle, prima lo era con Gianroberto Casaleggio, sappiamo purtroppo che Gianroberto Casaleggio è morto e Beppe ha dovuto di nuovo essere ancora più garante, prendendo anche quella funzione che apparteneva a Gianroberto.
Mi scusi, Fico, se insisto. Prego, prego. Per quanto riguarda la vicenda romana, però, mi permetta, è vero che magari il percorso che ha portato l'Appendino alla Raggi e alla vittoria è quello che lei ha appena descritto, ma è anche vero che il dibattito interno a Roma al Movimento 5 Stelle, al fatto che fino a qualche giorno fa non c'era la Giunta, ha voluto che Grillo venisse a Roma e decidesse in stanze chiuse, insieme ovviamente ai vertici, le cose da fare a Roma. Non si è mai visto che un capo politico decida e non lascia autonomia al sindaco eletto dai cittadini. No, però questo non è vero, vi assicuro che non è vero, perché la giunta è stata formata da Virginia Raggi all'inizio, dopo che è stata eletta entro il 7 luglio la giunta era stata formata, però poi ci sono stati dei problemi che nessuno li nega e Virginia e la giunta hanno cercato degli altri assessori e non c'è stata nessuna ingerenza da parte di Beppe sulla scelta degli assessori. Virginia è stata totalmente autonoma e al massimo c'è stato un aiuto nella scelta degli assessori, qualche consiglio, ma tutto lì, non c'è stata nessuna ingerenza rispetto agli assessori, questo glielo confermo. Roberto Fico, ieri sul Corriere della Sera, l'abbiamo ricordato anche in rassegna stampa, oggi c'è un altro profilo, un pezzo di Aldo Grasso, se la memoria non mi inganna, di grandi complimenti a Chiara Appendino. Però se io fossi stato un militante dei 5 Stelle in realtà mi sarei anche abbastanza arrabbiato, perché nei complimenti all'Appendino emergeva il suo essere diversa, ricordo, cito testualmente, perché non insulta sul web e non segue, come dire, la gran cassa del web, come se il Movimento 5 Stelle fosse soltanto questo. Ora è evidente che generalizzare è sempre sbagliato, però non è forse giunta l'ora di smettere, per esempio, di reagire alle critiche che fanno parte, sono il sale della politica e del dibattito, con le frasi fatte schiavi del potere, giornalisti servi del padrone, eccetera, e fare un passo avanti e semplicemente dibattere, ognuno con le proprie idee. Lei che dice? Sì, ma che le dico, che noi dibattiamo tantissimo. La visione di Aldo Grasso, anche un poco estremizzata, non è assolutamente vero, perché noi abbiamo oggi più di 2000 eletti al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, moltissimi sindaci, e non mi sembra che queste persone offendano chissà chi o dibattano nel modo descritto da Grasso, che evidentemente ha più astio, secondo me, dentro che voglia di analizzare un fenomeno come il Movimento 5 Stelle. Chiara Appendino sta facendo un ottimo lavoro, come tantissimi altri sindaci, e noi nel Movimento siamo tutti molto diversi, ma ci muoviamo per un obiettivo unico, che è il bene comune del paese, punto. E questo se permettete, è molto importante quello che ha detto Roberto Fico. Siamo tutti diversi e vale in qualsiasi fase e momento e attività umana. Ecco perché, ma a noi capita, per esempio, se banalmente si esprime una critica a un qualsiasi atto o espressione del Movimento 5 Stelle, molti attivisti passano attraverso il web, ripeto, alle accuse classiche. Voi dite questo perché siete pagati per dirlo. Per esempio, le critiche ai giornalisti a Palermo. Che senso avevano, onorevole Fico? Detto fuori dai denti. Perché attaccare i giornalisti? Mettiamola così: nel momento in cui un giornalista esprime un'opinione, io non sono d'accordo ad attaccarlo. E a Palermo, che ci sono stati un po' di problemi, ma nel momento in cui è arrivata Virginia Raggi, quindi c'era una ressa un po' particolare, io sono stato il primo a difendere pubblicamente gli organi di stampa e le persone che stavano facendo lì quel lavoro, e continuerò a farlo. E poi nel merito potrò criticare un'opinione, un'idea o dei documenti che porta un giornalista, ma è un dibattito critico che deve solo fare evolvere la discussione generale del paese, ma questo da parte di tutti. Non solo, Fico, ci sono i giornalisti critici con voi, a volte sono anche i vostri stessi, mi riferisco in questo caso specifico a Pizzarotti, ha detto delle parole molto dure dal mio punto di vista, perché ha parlato di un movimento consumato da ignoranti a rivisti, e poi un'altra cosa secondo me molto significativa che ha detto: da uomo libero non posso che uscire da questo movimento. Quindi ha fatto due specifiche. Che cosa pensa di questa scelta che ha fatto Pizzarotti? I rapporti con Federico Pizzarotti sono stati molto difficili dall'inizio, quindi da poche settimane dopo l'elezione a Parma. E è una storia che è andata così, ci sono molte cose che sui contenuti non sono state condivise, e poi il garante Beppe, quindi il rapporto c'è stato principalmente tra i due.
e è andata così. Federico Pizzarotti ha deciso di andarsene. Buona fortuna. Senta Fico, un'ultima domanda prima di salutarla, o forse non so se poi Giusi e Fulvio voglio aggiungere altro. Allora, qualora Renzi dovesse perdere questo referendum, secondo lei si dovrebbe dimettere? Ma soprattutto, se Grillo, come lei ha appena ricordato qui su RTL 102.5, è il capo politico, sarà lui, immagino, il candidato premier alle prossime elezioni? Parto dalla seconda, il candidato premier, non lo dico in un modo retorico, è il Movimento 5 Stelle, quindi tutto ciò che il movimento porta in sé, le nostre idee. Ma che significa, Fico, questo? Significa che personalmente il candidato premier è una casella che ci deve essere, perché questo vuole la legge elettorale in questo momento, ma personalmente potrebbe tranquillamente andare il movimento e applicare le proprie idee chiunque all'interno di questo movimento. Invece rispetto alla prima domanda, qual era l'altra? Cosa mi avevate chiesto? Se Renzi si deve dimettere, sì, qualora vincesse, sì, no. Renzi secondo me si deve dimettere, perché ha impostato tutta la campagna di questi anni sulla riforma costituzionale, in caso perda deve dimettersi, e poi sarà Mattarella a decidere il da farsi. Secondo lei accadrà, in caso di vittoria del no, sale al Quirinale Renzi, onorevole Fico, sì o no? Io credo di sì. Ma per un Renzi bis, anche se poi lui ogni giorno dice una cosa, perché nel passato diceva mi dimetto sicuramente, oggi dice non dovete personalizzarlo su di me il referendum quando è lui che l'ha personalizzato. Io credo che si dimetta, salga al Quirinale e poi Mattarella deciderà, ma in ogni caso qualsiasi governo, un Renzi bis o un governo di scopo, noi non saremo con quel governo. A proposito della legge elettorale, proprio in un flash, confermate l'opzione proporzionale o c'è un'ipotesi diversa da presentare a Renzi? No, noi confermiamo la nostra legge elettorale, che è il Democratellum, e andremo avanti su quella, un proporzionale con collegi medio-piccoli e con un correttivo sulla maggioranza. Grazie a Roberto Fico, che è stato con noi in questa mattinata, naturalmente. Ancora auguri e buona giornata. Grazie mille e buona giornata a tutti.